Bene, direi che possiamo iniziare. Buon pomeriggio a tutti, grazie per la vostra partecipazione al nostro webinar, dove andremo a parlare in che modo Matterport semplifica i processi per i progettisti, costruttori e gli operatori. Il mio nome è Claudio, lavoro come account executive presso Matterport da circa un anno e mezzo, mi occupo specificamente del mercato italiano e oggi vi parlerò come Matterport può essere utile nell'industria del AEC e cercherò di darvi una panoramica generale ma anche un po' dettagliata e tecnica sul nostro prodotto, sulla nostra piattaforma e ovviamente sui componenti aggiuntivi derivati digitali che potete ottenere dalla nostra piattaforma. Prima di iniziare, è possibile ovviamente inviare le proprie domande tramite la scheda Questions and Answers. Ovviamente alla fine della presentazione ci saranno circa 10-15 minuti dove io risponderò dove posso a tutte le domande. Questa sezione verrà registrata e sarà disponibile su richiesta. Mentre per quanto riguarda l'agenda, oggi parleremo di che cos'è un gemello digitale 3D, come migliorare la collaborazione, ottimizzare i processi dei flussi di lavoro e massimizzare la produttività e l'efficienza attraverso l'utilizzo della piattaforma di Matterport. E ovviamente ci sarà una dimostrazione delle varie risorse digitali che si possono ottenere dai gemelli digitali di Matterport. Parliamo di che cos'è un gemello digitale. Ovviamente nell'industria IC ultimamente siamo un po' tutti a conoscenza, abbiamo iniziato a sentirlo questo termine spesso ormai, che cos'è un gemello digitale? Beh, stando a Forrest, ovviamente un gemello digitale è una rappresentazione 3D di uno spazio fisico composta da dati, da report ovviamente e dal comportamento, dall'interazione degli oggetti fisici. Dove si focalizza Matterport in questo contesto? Beh, Matterport presta molta attenzione ai dati catturati in questi modelli 3D. Adesso ovviamente andiamo a parlare come Matterport, ovviamente che cosa utilizza Matterport per effettuare queste scansioni e generare questi modelli 3D, quali hardware vengono utilizzati e poi che cosa sta dietro a tutto nel processamento dei dati. Come si acquisiscono questi spazi? Ovviamente c'è un largo numero di hardware che può essere utilizzato per catturare uno spazio. Ovviamente in primis la fotocamera Matterport Pro 2 che è di nostra produzione, la quale ha un'accuratezza del 99%. Utilizza una tecnologia di infrarossi, infatti è composta da tre sensori per gli infrarossi e sei sensori per la fotografia. Ha a disposizione 134 megapixel, ha una durata della batteria di 8 ore ed è molto veloce per effettuare le scansioni. Ci impiega 18 secondi per effettuare una panoramica 360. Ovviamente è adatta ed è ottima per le scansioni interne, in quanto utilizza gli infrarossi, oppure per scansionare esternamente bisogna evitare il contatto diretto con i raggi del sole. Poi, in base al progetto che si ha, si consigliano diversi hardware, ovviamente se si ha la necessità di un'accuratezza al 99,9%, la nostra piattaforma è compatibile con la Leica BLK 360. Poi ci sono le fotocamere 360 compatibili. Il nostro nuovo prodotto che è l'Axis, il quale è stato rilasciato recentemente, vi dà la possibilità di poter velocizzare il processo della cattura attraverso i vostri dispositivi iOS e Android. Poi noi offriamo anche il Capture Service, sul quale mi volevo soffermare un attimo
Di più, lo volevo introdurre in quanto non è molto conosciuto sul mercato italiano. Ecco, il capture service è il servizio di cattura che noi offriamo, come potete vedere anche dalla slide, soluzione che avevi in mano. Che cosa vuol dire? Vuol dire che laddove voi avete un progetto e non potete essere fisicamente presenti sul cantiere, sul sito, noi abbiamo la nostra rete dei tecnici 3D, i quali ovviamente hanno un'esperienza di almeno 2 anni e sono tutti in possesso della fotocamera Pro 2. Noi li possiamo inviare sul posto, possiamo effettuare il rilievo per voi, poi dopodiché lo possiamo trasferire nel vostro account Matterport, da dove poi potete iniziare a utilizzare e a lavorare su quel progetto lì. Ovviamente per beneficiare del Capture Service, lo potete fare direttamente on demand dal vostro account di Matterport oppure contattando il dipartimento commerciale. Ovviamente il Capture Service viene reso disponibile non soltanto in Italia, in tutto lo Stato, diciamo, ma siamo presenti in 177 paesi diversi e copriamo più di 700 città dove possiamo offrire questo servizio. Una volta che è stato effettuato il rilievo, caricano i dati in cloud, ovviamente, dove verranno processati. Dietro a tutto sta la nostra intelligenza artificiale Cortex, il quale va a convertire, diciamo, grazie al deep learning, va a convertire le immagini 2D in un file 3D, coinvolgente ed immersivo. Ovviamente Cortex, grazie anche alla nostra libreria digitale, che è la libreria digitale più grande al mondo in merito ai gemelli digitali, è in continuo miglioramento, diciamo, per quanto riguarda questi dati. Infatti, anche grazie al Cortex, che le scansioni vengono processate automaticamente durante la fase della scansione e vengono attaccate insieme, stazione dopo stazione, facendo in modo che il rilievo sia completo e sia diciamo, una visione di quello che è stato catturato direttamente nell'app di cattura. Andiamo avanti a capire come possiamo ottimizzare la produttività ed efficienza a partire dalla scansione con Matterport sul sito. E migliorare la collaborazione ottimizzando i processi dei flussi di lavoro attraverso le note, i matter tags. Poi vi parlerò anche delle risorse scaricabili, ovviamente, che potete ottenere dalla piattaforma e delle ultime novità che abbiamo rilasciato recentemente, uno dei quali è il plugin di Matterport in Revit, il quale ovviamente è molto importante per quanto riguarda l'ottimizzazione del flusso di lavoro e per quanto riguarda il risparmio del tempo che si ha nell'utilizzo dei file per la progettazione. Infatti, il plugin di Matterport per Revit lo potete trovare in Autodesk sull'App Store, basta inserire Matterport. E vi verrà fuori il plugin, lo potete scaricare sul vostro desktop e poi da lì utilizzando l'SDK di Autodesk, il plugin in automatico si connette con il vostro account Matterport, da dove poi è tutto più semplice importare il file BIM, il file 57 che abbiamo rilasciato recentemente eppure la nuvola di punti dove vi dà la possibilità di poter avere subito un file pronto in Revit per la progettazione senza dover passare per recap, convertire il file in RCP per passare poi in Revit. Ecco, il Matterpack è un pacchetto digitale di risorse, diciamo, che si può scaricare per ogni gemello digitale creato. E vi dà la possibilità di ottenere una nuvola di punti a colori a bassa densità in XYZ. Vi dà la possibilità di ottenere un file OBJ, un file 3D Mesh,
il quale ovviamente si può esportare nei propri software di design. E ovviamente vi dà dei file in JPEG e in PDF, i quali non sono altro che delle foto viste dall'alto colorate. Andiamo avanti. Abbiamo reso disponibile l'ultimo dicembre il file BIM di Matterport, il quale è un as-built 3D pronto di precisione. Ovviamente questo file vi permette di velocizzare il vostro processo, di ovviamente catturare i tempi della conversione, ovviamente più conveniente per quanto riguarda le ore fatturabili. Ecco, questo file viene fornito in tre opzioni diverse, ovviamente il file standard, quello architettonico, dove viene fornito l'architettura base dell'edificio con le dimensioni, ovviamente, l'architettonico con l'arredo, dove vengono rappresentati anche gli oggetti che si trovano all'interno dello spazio catturato, e poi il file map, il quale si tratta ovviamente dei sistemi elettrici, condutture, tubature, prese elettriche e quant'altro. I formati che vengono forniti sono il formato RVT, che vuol dire che è un file pronto per essere importato in Revit e iniziare a lavorare. Poi riceverete una planimetria in 2D in formato DVG e ovviamente il soffitto riflesso sempre in DVG. Come livello di dettaglio, il file architettonico parte da un livello di dettaglio di 200, il file map parte da un livello di dettaglio di 300. Ecco, il file BIM è molto importante anche per quanto riguarda la normativa attuale in Italia, ma anche in Europa, diciamo, diventerà il processo scanto BIM, diventerà un must per partecipare ai bandi nazionali e internazionali, quindi come potete vedere Matterport sta al passo della normativa. Passiamo al file E57, che è ovviamente una nuvola di punti, molto più densa, almeno 10 volte più densa del file XYZ. Il quale vi dà la possibilità di avere, diciamo, un miglioramento per quanto riguarda il flusso di registrazione dei dati della documentazione. Ovviamente sblocca la piena potenzialità delle fotocamere Pro 2 BLK360, le quali sono le due che forniscono ovviamente questa tipologia degli asset digitali. Ecco. Poi, come potete vedere dalla slide, c'è un confronto della nuvola di punti in XYZ e del file E57. Come potete notare, il file E57 ovviamente è molto più denso e i dettagli sono molto, ma molto più chiari. Ovviamente il file E57 è compatibile con quasi tutti i software di design e ovviamente vi sblocca un enorme potenzialità di poter lavorare con qualsiasi software che state utilizzando attualmente. Ecco, adesso andiamo a parlare un po' di tutte le funzionalità che potete trovare, delle opzioni che potete trovare all'interno della piattaforma di Matterport e come li potete utilizzare al meglio per ottenere il massimo risultato. I Matter Tags sono degli hotspot i quali si possono utilizzare all'interno di un progetto per arricchirlo, ovviamente. Si pensi ad un sito magari dove si possono inserire delle note, si possono inserire delle informazioni, delle schede tecniche, dove si possono aggiungere magari dei video che spiegano la sicurezza sul cantiere oppure delle foto. Quindi etichette per etichettare tutto quello che è presente oppure semplicemente per fare un inventario del cantiere. Ecco, queste sono alcune, diciamo, delle funzionalità che possono essere utilizzate ovviamente attraverso i Matter Tags.
Andando avanti, direttamente dal modello 3D, quindi dal Virtual Tour di Matterport, potete misurare qualsiasi spazio e oggetto manualmente, ovviamente, e ovviamente potete anche utilizzare delle linee continue per avere un'idea delle misure dell'intero spazio. È molto utile, ovviamente, questa funzionalità, a scopo visivo per capire un po' meglio quali sono gli spazi, a differenza ovviamente delle fotografie che tante volte ovviamente ti ingannano, no? Ti danno una percezione un po' diversa dello spazio. Ecco, con questa funzionalità abbiamo un'accuratezza del 99% delle misure, quindi è molto difficile sbagliare. Un'altra funzionalità è quella di poter scaricare delle foto a numero illimitato direttamente dalla piattaforma una volta che il gemello digitale è stato catturato. Questo viene reso possibile anche grazie alla funzionalità della casa delle bambole, della Dollhouse View, che diciamo vi dà una panoramica 3D 360 della proprietà del cantiere, come se fosse anche in un certo senso catturato con un drone, perché esce dalla proprietà, proprio vi dà la visibilità dall'alto, laterale. Ovviamente poi là voi potete scattare e scaricare delle foto in alta qualità da qualsiasi angolazione. Ecco, queste foto ovviamente si possono utilizzare per diversi scopi. Uno è quello della documentazione, che ovviamente, come sappiamo, è molto difficile nei cantieri, in loco si perde tanto tempo, quindi invece di rimanere sul cantiere magari di più, si effettua la scansione, poi in ufficio attraverso il modello 3D di Matterport si possono scaricare tutte le foto che si vogliono. Si può inoltre generare un virtual tour guidato, il quale vi può dare la possibilità di potervi spostare da un punto all'altro nella sequenza che preferite voi. Adesso qui gli usi sono un po' diversi, si pensa a dover mostrare magari l'avanzamento dei progressi dei lavori in cantiere ai proprietari. Si può utilizzare questo tool, diciamo, per non far perdere il proprietario nell'edificio, ma magari inserendo un tour guidato dove lo può guidare e può passare passo per passo per vedere tutto quello che è stato fatto e tutto questo e tutto quello che è stato aggiunto ovviamente successivamente. Le note. Allora, questo strumento diciamo che è stato rilasciato recentemente, permette la collaborazione e l'ottimizzazione, diciamo, del tempo in tempo reale attraverso la menzione dei colleghi, di tutti, diciamo, quelli che sono coinvolti in un progetto. Voi avete la possibilità di poter menzionare in tempo reale qualsiasi persona, qualsiasi vostro collega che è coinvolto in quel progetto, i quali riceveranno una mail di notifica in tempo reale con un link dove semplicemente cliccando verranno riportati sul punto di interesse e dove possono vedere ovviamente di che cosa si tratta. Potete assegnare un compito, una task, potete allegare dei documenti, potete allegare delle foto, potete inserire dei link, delle informazioni, delle iscrizioni, tutto quello che preferite. Ovviamente questo dà la possibilità a chi riceve il compito di poterlo risolvere oppure di poter menzionare qualcun altro e così via, no? Avviando una comunicazione. Ovviamente diciamo che può essere utilizzato per diversi scopi, anche da un punto di vista di project management, perché no? Arriviamo all'utilizzo della piattaforma per, diciamo, gli sviluppatori. Abbiamo messo a disposizione l'utilizzo del API SDK,
la quale dà la possibilità a tutti di poter arricchire i modelli 3D di Matterport. Che cosa vuol dire? Vuol dire che un modello 3D può, a un modello 3D si possono associare diversi dati, diverse informazioni, diverse dashboard di dati. Come vedete in questa slide, ovviamente attraverso i smart sensors installati precedentemente, magari in un cantiere, per monitorare magari la temperatura, il flusso, gas, ad esempio, l'umidità o qualsiasi misurazione che si può, si vuole ottenere, ovviamente questo si può integrare con il gemello digitale di Matterport. Ecco, questo vi dà delle informazioni in tempo reale ed è molto importante. È molto importante perché si pensa magari a lavorare in un cantiere da remoto dove viaggiare in loco, viaggiare sul sito richiede tanto tempo per ricevere delle informazioni in tempo reale. Voi con questa funzionalità li potete avere sul palmo della mano, sul vostro telefonino, basta aprire ovviamente il modello 3D, il gemello digitale. Allora, questa funzionalità ovviamente richiede dalle aziende un team di sviluppatori che molto spesso non dispongono, però noi attraverso i nostri partner offriamo anche questo servizio, nel senso che laddove ci viene richiesta questa funzionalità, queste informazioni, laddove ci sia un progetto che richiede l'utilizzo di SDK API, noi abbiamo i nostri partner, i quali vi possono offrire questo servizio. Ecco, parliamo un po' della trasformazione del flusso di lavoro che Matterport comporta, diciamo, diversamente dalle altre soluzioni. Ecco, l'attuale flusso di lavoro ovviamente è generare una nuvola di punti andando sul sito, sul cantiere, effettuando il rilievo, si ha la nuvola di punti, si importa la nuvola di punti in RICAP, si converte in file RCP per poi importarlo in Revit e iniziare ovviamente il proprio lavoro del design. Del progettazione. Quello che Matterport ha fatto durante gli anni praticamente ha migliorato e ha trasformato questo flusso di lavoro. Adesso, come voi sapete, diciamo che ci vogliono delle ore e giorni per effettuare, diciamo, un modello BIM. In questo caso Matterport, attraverso il file E57, la nuvola di punti e grazie anche il file BIM che noi adesso offriamo direttamente come servizio sulla piattaforma e anche attraverso il plugin gratuito in Revit per i file BIM e per l'importazione degli altri file. Ovviamente tutto questo flusso di lavoro viene trasformato, diciamo, in modo positivo in quanto taglia di tanto il tempo trascorso per convertire questi file e ovviamente migliorando l'efficienza e la produttività dove uno può magari concentrarsi in altri progetti, in altri lavori durante i loro progetti. Ecco, quali sono alcuni dei vantaggi che Matterport comporta nelle diverse fasi, diciamo, delle AEC Industry. Ho cercato di dividerle un po' per caso d'uso, quindi per quanto riguarda la progettazione, diciamo che si ha un impatto molto forte sulla riduzione dei costi della documentazione attraverso ovviamente le risorse digitali che noi mettiamo a disposizione. Diciamo che c'è un aumento della produttività, permettendo ai team interni di collaborare in tempo reale, di collaborare da qualsiasi parte remota, di tagliare, diciamo,
i costi dei ritorni sui siti perché si è dimenticato di prendere una misura. Quanto tempo, quante volte succede che si è fatto un rilievo e si è dimenticato di prendere una misura oppure si è dimenticato di annotare qualcosa, qualche informazione? Ovviamente, ecco, qui avendo a disposizione un gemello digitale, una rappresentazione esatta della proprietà che è stata catturata, non si ha più questa necessità. Quindi, come potete vedere, aumentando la produttività si riducono ovviamente anche i costi e anche il tempo. Quindi, riducendo il viaggio nei cantieri, ovviamente di conseguenza si riducono anche i rischi che, come sappiamo tutti, anche per quanto riguarda i numeri, no? Le percentuali nell'AC Industry, gli infortuni hanno purtroppo il numero più alto in assoluto. Ecco, anche lì, adoperando la nostra tecnologia, si ha un impatto forte nella riduzione di questi rischi. Ovviamente, per quanto riguarda le costruzioni, un caso d'uso molto importante è quello di poter creare direttamente il file BIM direttamente dalla piattaforma. Questo comporta delle riduzioni dei costi e dei tempi. Poi un caso d'uso molto importante è quello della dimostrazione dello stato attuale dei lavori ai proprietari, magari la comunicazione anche con tutti gli stakeholders, diciamo, coinvolti in quel progetto lì, in quel cantiere. Quante volte succede che magari un subappaltatore non ha la possibilità di verificare lo stato attuale, diciamo, dei lavori. Quindi tante le volte succede che magari fa un'uscita, va sul posto e ovviamente una volta arrivato constata che ancora non può intervenire perché magari i loro colleghi non hanno ancora finito i lavori che dovevano finire. Quindi ovviamente avendo il Digital Twin a portata di mano, diciamo che uno si riduce il numero dei partecipanti richiesti sullo stesso cantiere, ovviamente si migliora la produttività, aumentando anche l'efficienza per quanto riguarda un altro punto di vista, se vogliamo parlare anche dei cambiamenti dei piani. Tante volte succede che tanti progetti cambiano durante la fase della costruzione. Ecco, se non si ha tutto documentato, se non si è tenuto traccia di tutto quanto, è molto difficile ritornare sullo stesso cantiere, sullo stesso progetto con le modifiche che sono state comunicate recentemente e successivamente finire lo stesso progetto in tempo e nel budget. Invece in questo caso il feedback che noi abbiamo ricevuto ovviamente è quello di quando si ha a disposizione uno strumento del genere dove tutti possono essere coinvolti nello stesso progetto all'interno dello stesso lavoro, ovviamente la comunicazione è migliore e anche i risultati sono migliori. Quindi per quanto riguarda la fase delle operazioni, diciamo che c'è un miglioramento sempre della comunicazione e della trasformazione ovviamente degli spazi. Si aumenta la produttività e la riduzione dei costi grazie alla riduzione delle visite. Diciamo che c'è un aumento dell'efficienza dei ricavi generati. Ovviamente quando abbiamo una riduzione del tempo, abbiamo anche un taglio dei costi e poi Matterport, diciamo che serve in tutto il ciclo di vita della proprietà, quindi a partire dalla progettazione, a passare alla fase della costruzione, nella promozione della proprietà, abbassando la rimanenza dei tempi sul mercato, ad esempio. Quella è un'altra funzionalità, ovviamente anche per scopi di marketing promozionali, che qualcuno lo può trovare utile. Poi, passando nella fase operazionale, ovviamente la gestione di quel cantiere, la gestione di quell'edificio nell'inventario. Un altro caso d'uso
è quello del training da remoto. La piattaforma di Matterport, il gemello digitale, è compatibile con gli Oculus. Ovviamente, indossando i visori VR, la persona che li indossa viene trasportato virtualmente all'interno del modello, è come se fosse lì presente sul posto. Un'altra funzionalità, ovviamente, è quella della riduzione sempre del tempo, aumentando l'efficienza del training online. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che riducendo i viaggi del personale, magari riunendoli tutti in uno stabilimento per offrire questo training, ovviamente la produzione in quel momento lì si interrompe. Ovviamente far viaggiare tutti in un posto comporta dei costi, ovviamente aumenta anche i rischi. Ecco, in questo caso qui, ovviamente, Matterport dà una mano a essere più efficienti e produttivi. Per quanto riguarda le ultime novità in Italia, volevo parlarvi anche un po' del bonus 110%, come Matterport può essere utile in quel campo lì. Ecco, l'utilizzo di Matterport per quanto riguarda il bonus 110%, tanti ce lo chiedono, è molto utile in quanto viene utilizzato per catturare le condizioni esistenti degli edifici. Poi, tante volte ci vengono chieste, diciamo, delle informazioni come si comporta Matterport per la scansione, ovviamente, delle facciate degli edifici. Ecco. In quel caso lì, Matterport ovviamente può essere utilizzato sia in un contesto 3D sia in un contesto di fotogrammetria. La fotocamera Pro 2, ovviamente, avendo 134 megapixel, ha un'altissima risoluzione. In quel caso lì, Matterport per le facciate ovviamente si può utilizzare attraverso la fotogrammetria. Quindi diciamo che quello è un altro uso che può essere fatto della nostra tecnologia. Ecco, se ci sono delle domande, posso rispondere se avete qualche domanda. Allora, sì, il webinar, Mario. Ci chiede se il webinar è registrato. Sì, il webinar è registrato, sarà ovviamente reso disponibile per tutti, on demand, come menzionato all'inizio del webinar. Se ci sono altre domande. Allora, Laura, ci chiede, è possibile caricare sul vostro cloud sistemi di progetto integrandoli al rilievo fatto? È possibile questa funzionalità, ovviamente, è possibile attraverso l'utilizzo del SDK API. Ovviamente, per chi non ha un team di sviluppatori interna, i nostri partner rendono questa funzionalità disponibile dove potete avere tutti i modelli BIM, tutti gli scan to BIM file, la nuvola di punti, qualsiasi tipo di informazione lo potete avere sia sul vostro account normale di progettazione che state utilizzando sul vostro software, sia sull'account Matterport tranquillamente, dove potete consultare in tempo reale sia il modello 3D sia il modello BIM, diciamo. Ecco, uno dei nostri partner che rende possibile questa funzionalità è l'eBuilding, ad esempio.
il quale mette a disposizione la loro piattaforma, integrando il modello 3D di Matterport, aggiungendo delle funzionalità come delle dashboard per ricevere dei dati in tempo reale per quanto riguarda magari i smart sensors, quindi Internet of Things. Vi dà la possibilità di poter caricare il scan to beam file, la nuvola di punti e qualsiasi altra informazione che si desidera dalle schede tecniche, da qualsiasi modello, il quale si può scomporre, si può interrogare ovviamente. Nick ci chiede se abbiamo dei partner in Italia con i quali noi collaboriamo, e in Europa. Ovviamente sì, abbiamo tanti partner che sono ovviamente collegati con il mondo dell'AC, uno dei quali è l'e-Building, un altro che mi viene in mente è Analyst Group, anche loro sono nostro partner, i quali ovviamente per quanto riguarda la funzionalità che ho menzionato poco fa dell'uso di Matterport attraverso la fotografia per le facciate esterne, l'integrazione di Matterport con il loro software è molto importante, in quanto generano direttamente delle sezioni delle facciate. Avete qualche altra domanda? Allora, Claudia ci chiede come si comporta la fotocamera Pro 2 per i rilievi esterni. Come ho detto prima, la fotocamera Pro 2 è ottima per le scansioni interne. Ovviamente diciamo che i tempi di scansione della fotocamera Pro 2 sono molto più veloci di quella di un laser scanner, ad esempio. Anche i costi di conseguenza sono molto più bassi di scansionare con un laser scanner. Ovviamente questo comporta dei limiti all'esterno, in quanto gli infrarossi, essendo in contatto con i raggi del sole direttamente, non ricevono indietro le informazioni, quindi quello diventa un problema. Se si vuole magari effettuare una scansione 360 soltanto panoramica, ovviamente si può effettuare con la Pro 2 e il risultato è ottimo. Però diciamo che la Pro 2 è ottima per le scansioni interne. Qualche altra domanda? Cosa che vi posso dire è, se siete interessati ad approfondire qualsiasi argomento, qualsiasi caso d'uso, ovviamente se avete dei progetti in corso dove viene richiesto magari l'utilizzo della tecnologia 3D, sentitevi liberi di inviarmi una mail, di contattarmi. Come potete vedere, la mia mail è ksula@matterport.com. Molto volentieri vi risponderò. Se avete delle domande tecniche, anche attraverso i nostri specialisti dell'industria e attraverso i nostri ingegneri, vi posso rispondere, oppure possiamo anche ovviamente prenotare degli appuntamenti dove possiamo approfondire qualsiasi utilizzo della piattaforma. Bene, signori, se non ci sono altre domande, io direi di terminare il webinar. Vi ringrazio tutti della vostra partecipazione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.